appalti, chiesto l'arresto per Cesaro, arrestati due suoi fratelli. Sequestrati 800.000 euro a una società di riscossione e tributi. Omicidio per vendetta, 8 arresti tra esponenti del clan Ashuna. La Guardia di Finanza sequestra 2,3 milioni di beni a Diabolik, capostrada della Lazio. Il ritiro del Napoli a Di Maro, show del tecnico Benitez. Buonasera dalla redazione di TV Luna a Napoli, lo avete sentito dai titoli, è la notizia del giorno. La Procura di Napoli ha chiesto alla Camera l'autorizzazione a procedere per l'arresto del deputato di Forza Italia ed ex presidente della provincia, Luigi Cesaro. L'accusa è quella di aver favorito i clan dei casalesi nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. In manette sono finiti anche due dei fratelli Cesaro, insieme all'ex consigliere Udeur Ferraro, il nostro servizio. D'apertura. Una richiesta di arresto nei confronti del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro, ex presidente della provincia di Napoli, è stata inviata alla Camera dei Deputati dalla DDA di Napoli. Cesaro è al centro di un'inchiesta su presunte irregolarità nella concessione di appalti del comune di Lusciano, in provincia di Caserta, a ditte legate al clan dei casalesi. Intanto sono stati arrestati dai carabinieri l'ex consigliere regionale della Campania dell'Udeur, Nicola Ferraro, e Raffaele e Aniello Cesaro, fratelli del deputato. Le persone arrestate sono in tutto 7. Per altri 7 indagati, il GIP ha rigettato le richieste dei PM per carenza di attuali esigenze cautelari. L'inchiesta si basa in particolare sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luigi Guida, che ha guidato per lungo tempo la fazione Bidognetti del clan dei casalesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, numerosi appalti pubblici sono stati assegnati illegalmente a ditte vicine al clan, con l'estromissione forzata di imprese concorrenti. Per Cesaro, i PM ipotizzano i reati al concorso esterno in associazione mafiosa e turbativa d'asta. Al centro dell'inchiesta un incontro del 2004, nel quale, secondo l'accusa, Cesaro e l'ex boss Guida si accordarono per assegnare l'appalto sul piano di insediamento produttivo di Lusciano. Di quell'incontro, oltre all'ex reggente, la fazione Bidognetti, parla anche un altro pentito di Camorra, Gaetano Vassallo. Quest'ultimo riferisce di aver incontrato Cesaro, che conosceva molto bene per motivi politici, e subito dopo quell'incontro di averlo chiamato per nome in un'altra circostanza, provocando tuttavia l'imbarazzo del deputato. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto di Napoli Giuseppe Borrelli e dai sostituti Antonella Di Turo, Giovanni Conso, Marco Del Gaudio e Cesare Sirignano. Ecco, in manette sono finiti anche l'ex sindaco di Lusciano insieme a un funzionario. E intanto ha commentato sulla vicenda proprio Luigi Cesaro, che dice: provo molta amarezza in questo momento, ma chiederò alla Camera il sì all'autorizzazione e mi difenderò nelle sedi opportune. Beni per 800.000 euro sono stati sequestrati al socio unico e rappresentante legale di una società di riscossione con sede a Benevento. Ville, aziende e disponibilità finanziarie per circa 15 milioni di euro riconducibili all'imprenditore dell'Alto Casertano Nicola Palladino, 58 anni, sono stati sequestrati dal GICO della Guardia di Finanza di Napoli. Nei riguardi di Palladino, ritenuto organicamente inserito nel clan dei casalesi, è eseguito un decreto del Tribunale di Santa Maria Capovetre su richiesta della DDA di Napoli. Palladino è ritenuto il braccio imprenditoriale delle fazioni Schiavone e Zagaria. Il provvedimento di sequestro riguarda 3 società con relativi patrimoni aziendali, 2 ditte individuali, quote societarie di 3 società, 36 fabbricati, 3 terreni, 36 automezzi, 12 rapporti bancari. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini coordinate dai PM della Procura Antimafia di Napoli, proprio grazie al vincolo con il clan, l'imprenditore aveva assunto nella provincia di Caserta una posizione predominante nel mercato della commercializzazione del calcestruzzo, insieme ad altre imprese dello stesso settore, sempre riconducibili al clan. Attraverso questo cartello di società, nel quale figura la CLS SRL di Pastorano, sequestrata perché riconducibile a Palladino, il clan riusciva a influenzare a proprio vantaggio e prezzo di vendita del prodotto e nel contempo ad aggiudicarsi le forniture per importanti opere nel settore degli appalti pubblici. L'imprenditore, in contatto anche con il clan Belforte di Marcianise, versava poi ai casalesi periodicamente somme di denaro a titolo di compravendita e benefici economici ottenuti grazie all'aggiudicazione delle forniture.
Ed è stato arrestato a Mondragone, in provincia di Caserta, Antonio Latour, elemento di spicco dell'omonimo clan attivo sul litorale Domizio e fratello del più conosciuto Augusto. Omicidio per vendetta nel 2008 compiuto ad Ercolano, sono stati arrestati per questa ragione 8 esponenti del clan Ascione. 8 persone appartenenti al clan di Camorra Ascione Papale sono state arrestate dai carabinieri di Torre del Greco in un'operazione scattata all'alba ad Ercolano. Sono accusati a vario titolo di concorso in omicidio premeditato, aggravato dalle finalità mafiose e di associazione a delinquere di tipo mafioso. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA. Tra le persone arrestate vi sono gli esecutori materiali e mandanti dell'omicidio di Giorgio Scarrone, 11 febbraio 2008, maturato nell'ambito di una sanguinosa faida che per molti anni ha visto contrapposte le cosche degli Ascione Papale e dei Birra Iacomino. Scarrone, estraneo agli ambienti criminali, era il fratello di Agostino Scarrone, killer dei Birra Iacomino, successivamente diventato collaboratore di giustizia. A decretare l'uccisione di Giorgio nell'ambito della faida trasversale tra i due clan furono i vertici del clan avverso per vendicare gli omicidi commessi dal fratello Agostino. Gli indagati sono Mario Ascione, Giovanni Cefariello, Ciro Esposito, Giuseppe Oliviero, Bartolomeo Palomba, Mario Papale, Pietro Papale, Raffaele Suarino, tutti già in carcere tranne Cefariello, Oliviero e Suarino, oggi finiti in manette. Oggi un intervento del ministro della difesa Pinotti che dice a proposito dei dipendenti della base NATO: pur trattandosi di personale non dipendente, la difesa sta ponendo in essere ogni azione a tutela dei lavoratori interessati. Si esclude quindi il licenziamento dei lavoratori della base NATO a Largo Patria. Gli uomini del GICO, del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, hanno sottoposto a sequestro immobili, auto, partecipazioni societarie e rapporti finanziari, tutti riconducibili a Fabrizio Piscitelli, più noto come Diabolic Ultra della Lazio. Ancora Salvatore Manna. Il GICO della Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni per oltre 2 milioni e 300 mila euro a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, capo ultra della Lazio. All'esponente del gruppo degli irriducibili in carcere a Rebibbia dal settembre scorso per traffico di droga e coinvolto in passato in altre vicende criminali, sono stati tolti immobili, auto, partecipazioni societarie e rapporti finanziari. Le indagini, avviate ad aprile su delega della DDA di Roma, hanno confermato quanto già emerso sul notevole tenore di vita di Piscitelli e della sua famiglia a fronte di modesti redditi dichiarati. Diabolic faceva soldi soprattutto commercializzando gadget della Lazio, ma era già stato sottoposto a sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel 2013 venne arrestato dalla finanza come promotore, finanziatore e organizzatore dell'acquisto di ingenti quantitativi di hashish dalla Spagna introdotti in Italia tramite corrieri. Piscicelli ha avuto rapporti tra il 1991 e il 92 con i boss della Camorra trapiantato a Roma Michele Senese, che attraverso Diabolic, il fratello Gennaro Senese, aveva stretto accordi con il clan Abate, all'epoca egemone nell'area di San Giorgio a Cremano. Domani alle 11 l'assessore regionale ai trasporti Sergio Vetrella, insieme al direttore del Festival Gifoni Festival, appunto Claudio Cubitosi, illustrerà la campagna regionale sulla sicurezza stradale dal titolo Muoversi in sicurezza. È il momento di fischi e applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 23 luglio. Fischi per Antonio Scialdone, ex direttore Consorzio Unico Bacino Napoli-Caserta. Prometteva posti di lavoro e manteneva le promesse. Non si può dire che non fosse un uomo d'onore, il plurindagato funzionario di Vitulazio. Ma le assunzioni erano per gli uomini del clan dei Casalesi, a cui chiese i voti per la sorella candidata al comune. Applausi.
applausi per Peppe Barra, attore e cantante. Domani compie 70 anni e per festeggiare il compleanno stasera si riunisce dopo ben 38 anni la nuova compagnia di canto popolare e si spera che l'avventura, grazie al grande artista, continui. È giunta questa mattina all'aeroporto di Capodichino e adesso è in viaggio verso il Museo San Gennaro in via Duomo la seconda tranche dei pezzi più pregiati, tra cui la mitra del tesoro di San Gennaro, che sono stati esposti fino allo scorso 20 luglio a Parigi. Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa 25 giugno 2014, 25 luglio 2014 per non dimenticare Ciro vive in memoria di Ciro Esposito. Ad un mese dalla scomparsa di Ciro Esposito, da oggi fino al 25 luglio nel quartiere di Scampia, una serie di iniziative presentate ieri a Palazzo San Giacomo ricorderanno il giovane tifoso e alla madre venerdì sarà consegnata la medaglia d'oro della città di Napoli. Noi aspettiamo giustizia ovviamente, ci auguriamo che ci sarà giustizia e con il convegno che facciamo giovedì con illustri partecipanti ci auguriamo di dare un piccolo contributo per far sì che tutti abbiano diritto a essere tifosi, ma tutti abbiano il diritto di tornare a casa. Mio nipote purtroppo per essere tifoso non è più tornato a casa. Noi continueremo a lottare non solo per la giustizia e per la memoria di Ciro, ma anche per il riscatto di questo quartiere che fino a mo ha dimostrato compostezza, orgoglio e civiltà. E noi siamo con Scampia e con Ciro per difendere l'onore di Napoli. Consip ha già fornito tutte le informazioni e chiarimenti richiesti all'autorità giudiziaria, alla quale assicura massima collaborazione e conferma che nessuna delle imprese riconducibili ai fratelli Angelo e Roberto Grillo risulta aggiudicataria o subappaltatrice di gare bandite da Consip. Ed è stato presentato questa mattina il cartellone teatrale 2014-2015 del Teatro Lendi. Per noi c'era Taisia Raio. Dopo il successo dello scorso anno con una stagione aperta da Massimo Ranieri e chiusa da Vincenzo Salemme, il Teatro Lendi, curato nella direzione artistica e generale da Francesco Scarano, ha presentato al Gran Caffè Gambrinus, culla e luogo simbolo della nostra cultura, un cartellone 2014-2015 con grandi nomi e grandi spettacoli e prevede una doppia serata per ogni singolo spettacolo. 8 spettacoli in abbonamento, Maria Nazionale in libera, Biagio Izzo e Peppe Barra in Come un Cenerentolo, Peppe Iodice e Simone Schettino in Comicissima Sera Show, Michele Caputo e Ilenia Lazzarini in Come sopravvivere ai lavori in casa, Christian De Sica in Cinecittà, Carlo Bucci Rosso in Una famiglia quasi perfetta e ancora Sal Da Vinci in Se amore è, Vincenzo Salemme in Sogni e bisogni. E ormai da tradizione si rinnova l'appuntamento con Gigi Finizio e il suo concerto di San Valentino. Ripuntiamo su tanti spettacoli, sulla qualità degli spettacoli, mentre l'anno scorso appunto era una scommessa che poi è stata vinta, quest'anno partiamo già con una base forte, la base forte dei nostri abbonati, quelli là che ci sostengono e ci hanno sostenuto l'anno scorso e spero ci sostengano anche quest'anno. Appunto la stagione diventa più ricca, gli spettacoli sono 8 e raddoppiano anche le date, quindi ci sarà un doppio turno, turno A e turno B di appunto questi 8 spettacoli che si profilano di alto spessore. È una storia vera, è accaduto realmente, ho fatto i lavori in casa e inizialmente sembrava una sciocchezza, insomma. Dottore, perché mi chiamava dottore nonostante non avessi la laurea, dottore non mi raccomando, una settimana al massimo e risolviamo, si sono trasferiti a casa mia per 8 mesi, hanno fatto una residenza a un certo punto, è stata una storia veramente drammatica, chi ha fatto i lavori mi può capire, quindi chi ha fatto i lavori venga a teatro, venite al Teatro Lendi, siamo insieme, è un momento di solidarietà, siamo un'ora e mezza di solidarietà insieme e soffriamo insieme e ci facciamo pure una risata magari che non guasta. Da questa mattina la facciata di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, ospita uno striscione arcobaleno della pace per chiedere ancora una volta l'immediata fine del genocidio del popolo palestinese da parte delle forze armate di Israele, lo ha detto il sindaco De Magistris. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Il
23 luglio 1992, Città del Vaticano. Una commissione di altri prelati, presieduta dal cardinale Ratzinger, sancisce che non è solo doveroso ma necessario limitare i diritti degli omosessuali e delle coppie non sposate. Continua la vacanza in Italia del sindaco di New York Bill de Blasio e della sua famiglia. In tarda mattinata il primo cittadino ha lasciato l'isola di Capri dopo un paio di giorni di riposo e si è imbarcato per Napoli, dove ha pranzato in un noto locale sul lungomare, naturalmente base di pizza. Veniamo allo sport. Quest'anno voglio vincere lo scudetto. Il presidente del Napoli esce allo scoperto nel ritiro estivo di Di Maro. Marco Di Bello. È chiaro che tutti sanno cosa vorrebbero chiederle, a tutti dovrebbe dare una risposta diplomatica. Io provo a girargliela così. No, io lo scudetto lo voglio vincere. Io lotterò quest'anno per vincere lo scudetto. Allora le riformulo la domanda. 1990-2015 sarebbe giusto il 25ennale della vittoria dell'ultimo scudetto. Come intende festeggiare questo 2015? Cerchiamo di vincere lo scudetto. Io mi ricordo che Mazzarri mi diceva sempre: presidente, lei neghi tutto, dica sempre che non si sa, perché se no questi non si accontentano mai, chiederanno sempre di più. Ma io sono sincero, sono una persona onesta, quindi da me non avrete mai bugie. Io credo che noi siamo maturi per continuare a essere forti e a giocarcela fino alla fine per lo scudetto. Poi io dico anche che l'altro anno, se non avessi avuto l'incidente di Zuniga, se non avessi avuto l'incidente di Mesto, se non avessi avuto l'incidente di Hamsik di maggio, e ne abbiamo avuti vari, Reina. No, ma anche del secondo portiere, perché se ci si faceva male Reina eravamo abbastanza nei guai, con un nuovo allenatore e siamo arrivati terzi e siamo usciti da una Champions con grandissimo onore. Allora, voglio dire, se avessimo avuto tutti gli altri, forse la Roma non sarebbe arrivata seconda. Quindi, voglio dire, io quest'anno ci conto con voi e più di voi. Quindi io spero che adesso questi nuovi acquisti che abbiamo fatto si vadano ad integrare alla perfezione, e quelli nuovi che arriveranno speriamo di indovinarli al punto tale che ci siano funzionali nell'immediatezza, ma che ci possano portare avanti anche nel tempo. Il calcio si vince lavorando e non parlando. Noi cerchiamo di puntare allo scudetto, poi si vedrà. Promesse ai tifosi, molto lavoro. Queste le idee chiare pronunciate dal portiere del Napoli, Rafael. Show del tecnico azzurro Benitez nell'incontro di ieri sera in Trentino tra l'allenatore e i tifosi. Aspetto dirlo bene in italiano. Benedetto problema se il problema è Hamsik, perché è un giocatore di un livello altissimo e questo è un problema che a me mi piace moltissimo. 12 reti va bene. Io credo che puoi fare ancora di più, ma credo che 12 sta bene per lui. E aspetto anche Cristiano, Raul, che possono fare 15 ciascuno. L'unica cosa che devo essere sicuro, e questo devo pensarlo bene, devo essere sicuro, perché se loro fanno 15 ciascuno può essere nella nostra porta, devo spostarlo come attaccanti, così siamo coperti. Tutti parlano, no, Napoli, siamo favoriti, io posso dirlo qua, tutti sicuro che applaudono, ma non è così. La realtà è che la Juve e la Roma hanno finito davanti a noi l'anno scorso nel campionato, anche l'Inter quest'anno che ha cambiato la squadra, credo che sarà una squadra che può lottare per lo scudetto, il Milan, la Fiorentina, sono tutte squadre forti. Noi siamo una squadra forte, non abbiamo paura di nessuno e andiamo avanti con la nostra idea. Tutti vogliamo spendere tanto, comprare questo giocatore, l'altro giocatore. La risposta di Mascherano, che ho fatto un po' scherzando, non è facile trovare un giocatore del livello di questi giocatori che tutti vogliamo,
che sono un'altra squadra, guadagnano tanto soldi e anche hanno un contratto. Non è facile trovare questo tipo di giocatore e dire no, lo portiamo qua e spendiamo soldi. Credo che io come allenatore devo dirle sempre al presidente che lui deve spendere di più e lui deve spiegarmi dove possiamo arrivare. Quando siamo tutti e due d'accordo dove possiamo arrivare, andiamo al mercato e proviamo a fare il meglio. Ma non è così semplice trovare un Seiko che dice spendiamo 100 milioni e basta. Credo che seguire la regola e anche con questa regola vincere è molto positivo, ma se possiamo spendere di più meglio. 100% proviamo, stai sicuro che l'atteggiamento, come ho detto prima, dei giocatori e il nostro sarà per vincere qualcosa e proviamo a vincere qualcosa ancora più importante che la Coppa, se possiamo. Parlare adesso all'inizio di che succederà nel futuro mi sembra troppo rischioso. Lo che sì posso garantire da oggi è che sempre fino all'ultimo giorno fare il 100%, dare il 100% per la mia squadra, per la mia società e per questi tifosi, 100% fino alla fine. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha incontrato questa mattina al Palazzo H del Comitato Olimpico la mamma di Ciro Esposito, il tifoso napoletano deceduto in seguito agli scontri prima della partita di Coppa Italia che si è disputata all'Olimpico di Roma. Insieme alla mamma anche lo zio di Ciro, Vincenzo Esposito. Bene, ed era questa la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo per ulteriori approfondimenti, news e video, il nostro sito lunaset.it, nonché il profilo Facebook Campania Lunaset. Per seguire i nostri programmi da smartphone e tablet basta scaricare gratuitamente l'applicazione Lunaset Go. E vi ricordo anche questa sera a partire dalle 21 a Di Maro con TV Luna, con Angelo Pompameo, il nostro direttore, insieme a Marica Fruscio. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Un saluto dalla vostra Stefania Cattaneo di Trevi Meteo. L'estate rimane latitante lasciando spazio a una circolazione di bassa pressione che porterà tempo instabile al nord, quindi rinnovando le condizioni di maltempo e poi nel corso del pomeriggio anche al centro e poi a sud. Per capire quando pioverà eventualmente sulla vostra località di interesse vi invito come sempre a scaricare la nostra applicazione entrando negli store e cercando appunto Trevi Meteo. Noi vediamo subito le temperature per questo giovedì 24 luglio. Per lo più stazionarie con valore comunque valori leggermente al di sotto delle medie del periodo e quindi generalmente compresi tra i 17 e i 23 gradi. Massime di nuovo in flessione al nord nelle tirreniche centro-settentrionali dove non si andrà oltre i 28-30 gradi, massime invece appunto stabili o in locale aumento nel resto d'Italia ma comunque con valori tutto sommato non eccessivamente caldi per questo periodo dell'anno. Entriamo nel dettaglio previsionale, partiamo dal nord Italia, un'altra giornata come vedete all'insegna dell'instabilità con piogge e temporali proprio in rapida estensione da ovest verso est, migliora però dalla serata dal nord ovest e poi solo in nottata migliorerà anche nel nord est. Una giornata che sarà instabile sin dal mattino nelle regioni dal centro del nostro stivale, in particolare instabile sull'Alta Toscana e Viterbese con locali precipitazioni nel pomeriggio, poi anche nelle zone interne e nelle coste tirreniche e marchigiane dove andrà poi a migliorare nel corso della serata. Un tempo nel complesso discreto invece almeno al mattino al sud ad eccezione però di piogge e temporali sul basso Tirreno nonché anche in sviluppo diurno lungo la dorsale appenninica occasionalmente anche nelle interne pugliesi. Tanto sole invece sulla Sicilia, sulle zone e le regioni ioniche e anche sulla Sardegna come vedete. Aggiornamenti in tempo reale su trevimeteo.com oppure come vi dicevo prima scaricate la nostra applicazione gratuita. We'll be right back.